Buonasera a tutti. Le porte della locanda si aprono. Mettetevi comodi, prendete da bere e soprattutto tenetevi pronti per nerdare a D&D. Eccoci di nuovo qui con il nostro gruppo di discesa nell'Averno e diamo il benvenuto a Nico, Francesco, Gianni e Davide. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, adesso ci prepariamo. L'altra volta è stata una sessione un pochino, diciamo, esplorativa, ma avete trovato la porta segreta e avete iniziato ad indagare un pochino sulle cose che stavano succedendo. E quindi direi, invece di perderci in chiacchiere, di iniziare immediatamente con la sessione. Che dite? Bellissimo, assolutamente, partiamo. Assolutamente, ci siamo. Tutti pronti? Vai. E allora ci trasferiamo sulla minimappa. Allora, ecco qui. Ricordo a tutti che l'ultima volta avete trovato questo passaggio segreto nei bagni pubblici di Baldur's Gate. E questo, diciamo, passaggio segreto era stato indicato come luogo del covo del culto dei tre morti da Tarina, se vi ricordate, che però non ha accettato di aiutarvi e quindi se n'è andata. Comunque, in ogni caso, siete qui, siete scesi dalle scale, probabilmente qualcuno di voi vede tutto buio perché non ha scurovisione. Io, per esempio. Qualcun altro invece che ha scurovisione dovrebbe vedere intorno a sé. Quindi, prima di iniziare, voglio sapere, i personaggi che non hanno scurovisione vogliono fare qualcosa per illuminare la zona? Certo, io l'ho isolato. Cioè, avrei ruolato la cosa. Ok, allora iniziate voi, vai. Io, quando entriamo e si chiude la porta, già alla fine della sessione scorsa mi stavo lamentando sul come erano andate le cose, quindi riprendo da lì. Ok. Avreste fatto bene ad aspettare pochi minuti e avremmo risolto tutto, ma in ogni caso... Ok, siete impulsivi, soprattutto tu, Diana, ma io non vedo nulla qui dentro. Io avrei detto che siamo efficaci. Visto okay, che voi visto, non avete... visto quanto sei efficace, puoi fare qualcosa per farmi vedere? Perché non ci vedi tu? No, perché tu sì? Certo. Ti prendo il polso con fermezza e ti casto light sul pugno. Sul pugno? Sì. Ok. Tipo E.T. Così poi fa tipo E.T. con l'indice che si illumina. Ok, perfetto. Io immagino il personaggio di Ward già abbastanza, diciamo, vestito in modo un pochino appariscente, non è tanto appariscente, che adesso ha anche una luce al posto della mano, quindi, anzi c'è la mano luminosa. Ecco, ritorniamo sempre su questa cosa che sono... Okay. Mi giro e do un colpettino a Ward, perché ovviamente sono bassino, quindi con il bastone dico... questa luce ti dona su questo vestito, stai molto bene. Grazie. Io quando mi accorgo di questa... Okay. Io quando mi accorgo di questa cosa... Dovresti vedere la luce adesso, scusate un attimo, dovresti sì. Vedere la luce? No, me la devi assegnare nella visione, mi devi mettere on. L'ha segnata, non si vede ancora? No. Strano. Ma proviamo ad aumentare un po' l'intensità, si vede? No, no, non è questione di intensità, credo. No, si vede. Io la vedo che ti... Ah, ora ti sì, vedi. ora sì. Okay. Ci siamo. Allora, vai, prego, continuiamo. Davide... No, sì, volevo chiederti, Master, visto che io non ho scurovisione, ma se sto vicino
a Word vedo anche io, o devo chiedere a Diana di castare anche su di me, tipo light? No, luce fa luce. Sì, luce fa luce per tutti. Quindi dovresti va bene. Vedere anche sì, tutti. Sì, infatti vedo sulla mappa, era giusto... Ok, apposta. Ok, perfetto. Possiamo andare? Ok, vi ritrovate in questa specie di sotterraneo, ok? Dico specie perché si vede che è stato scavato nella roccia, ok? Non... è stato messo un po' di rinforzo tipo muro di qua e di là, però è un sotterraneo scavato proprio nel terreno direttamente, quindi intorno a voi ci sono delle mura, però buona parte è terriccio, quindi è molto umido. E soprattutto appena scendete alla base delle scale notate che c'è parecchio bagnato, qui buoni 2-3 centimetri di acqua a terra. Ma dove siamo? Non ho idea. Che voi sappiate, qui vicino passa qualche fiume, qualche lago? Ma non ne ho proprio idea, so solo che ho quasi l'acqua alle ginocchia. Ho la tunica fradicia, spero che il mio tabacco non si bagni. Sì, ma vi muovete, sono qui dietro e sono un po' stretto qui. Fate qualche passo in avanti, per favore. Fatemi Potrebbe passare. Essere l'acqua delle fontane, forse. Vabbè, diciamo che se l'hai detto off game, vi ricordo che erano dei bagni sopra. Sì, sì. Intendo dove sì, quello sì. Sto dicendo, potrebbe essere l'acqua delle fontane, insomma, quello che è. Comunque, abbiamo già un bivio, dove avete intenzione di andare? Andiamo dritti da in questo corridoio qui di fronte alle scale e indico il corridoio a sud. Ok. Allora, a prima vista, un corridoio molto stretto. Centrate una alla volta in fila indiana. Quindi mi dovete dire precisamente l'ordine d'ingresso nel corridoio. Vado io avanti. E io appena impugno già lo scudo. Io seguo Ward e penso che... Io mi metto a chi chiede la fila. No, io dico... signori, no, l'ultimo non posso essere io. Fammi un po' di spazio, ragazzo. Vai allora, stai in mezzo, sei più protetto. Grazie, e mi metto tra Ward e Dexy. Beh, seguite, state vicino, cerchiamo di capire cosa sta succedendo qui sotto. Io seguo te, Diana, quindi quello che fai... Vabbè, tanto non è che posso fa tanto. Questo corridoio è stretto anche per me. Master, una domanda. Mentre avanziamo, io mi guardo, no, intorno nel corridoio, cioè sembra costruito, vecchio, cioè in che luogo sembra stare? Perché vorrei capire un po' cosa mi circonda. Allora, ti dà l'idea di una specie di grotta sotterranea, però rinforzata ogni tanto da dei mattoni. Ok. Quindi è naturale. Esatto, misto, diciamo, perché probabilmente era scavato non nella proprio roccia dura, probabilmente argilla o terriccio, e quindi hanno usato dei mattoni per rinforzare le pareti. Quando arriviamo davanti a questa porta, suppongo, io mi giro verso gli altri. Prima di continuare, qual è il piano? Che cosa... Nel caso trovassimo qualcuno o qualcosa, che cosa dovremmo fare secondo voi? Io direi di entrare e cercare di parlare con questi signori, anche per capire un po' di cosa si tratta, se c'è qualcuno, come ha detto Tarina. Da quello che mi ha detto Kirmilla, la massaggiatrice che mi ha... in ogni caso... Da quello che ho capito, chi appartiene al culto dei tre morti non sono persone con cui poter
parlare, rapiscono, uccidono, fanno cose terribili. Io con queste persone non ci voglio parlare. No, allora ci, cosa stai chiedendo? Che cosa ci vuoi fare allora? Cioè, no, ma no, combattere. Se, no. Sono, se sono i. Se sono davvero quello che dicono, quello che farò io è metterli a tappeto, se possibile. Ward, non ti dimenticare che la prima cosa, cioè, la cosa che dobbiamo fare è capire, indagare. Prendere informazioni, indagare. Brava ragazza, brava. E vedi? Quello sono d'accordo con voi, è il nostro primo scopo. Io ho premesso dicendo, se dovessimo incontrare qualcuno o qualcosa, che cosa faremo? Non cercheremo certo poi, noi lo scopo, hai già deciso. Non sarò io. No, io non ho già deciso di stiamo parlando. E da quello che so io, dalle informazioni che ho, il culto dei tre morti mi pare sia qualcosa di terribile. E io non sono uno così incline a visioni di bene o male, ma questi mi sembrano davvero dei tipetti niente male. Ward, scusami, non vorrei essere, come dire, uno che affretta, perché... Però ti ricordo che penso che sopra qualcuno ci stia cercando, dobbiamo essere rapidi, ci troviamo in un cunicolo, non vorrei essere chiuso né davanti né dietro. Intanto, Armà, mentre loro chiacchierano e discutono, io vorrei appoggiare la testa sulla porta e capire se sento qualcosa oltre, mentre loro chiacchierano e decidono che fa. Ok, tirami percezione. Comunque io penso che la priorità sia liberare i prigionieri oltre che indagare, quindi faremo tutto il necessario per liberare chiunque. 9. Beh, se ci sono prigionieri, allora, hai ragione. Allora, appoggi l'orecchio alla porta e non senti rumori dall'altro lato, però mentre stai appoggiando l'orecchio alla porta, noti che su questa porta di legno, abbastanza buona di stato, quindi non è molto mal ridotta, c'è serigrafato un'immagine. La riconosco? Fammi un check su religione. Sette. No, non riesci a capire chi è. Mi sposto. Scusa, France. Mi sposto. E chiedo a Ward e a Dexidor, non chiedo a Uraki perché penso non riesca a vederla. Riconoscete questo simbolo? Mi sporgo? Allora, mi sporgo? Allora tu, Uraki, puoi passare in mezzo a loro, ok? Gli altri al massimo si possono sporgere un pochino con la testa per vedere. Quindi Master, io mi faccio spazio dando dei colpetti con il bastone a destra e a sinistra per farli spostare e dico fatemi spazio, fatemi dare un'occhiata e lo guardo attentamente. Io sono un erudito, quindi e soprattutto poi gli gnomi su queste cose sono forti, cioè hanno una bella memoria e così via. Quindi provo ad indagare anche io e a vedere se questo simbolo mi ricorda qualcosa che ho già letto. Ok, fammi un tiro su religione. 16 o 26 se il master puro. No, non era con vantaggio, ovviamente. In ogni caso, tempo fa? È caduto, credo. È caduto. Ah. È caduto nell'ombra. Come il ballo. È Gandalf. Anzi, come Gandalf, scusami, come Gandalf. Master. Comunque, lui parla però, eh. Oh, Master. Tempo fa. Mi senti? Master? Non ti sento, Armando. Sì, ora sì. In ora live sì. Ci sei, tutto ok. Solo vai. Su Discord che... Ah, vabbè. Vai, parla.
Comunque, tempo fa hai letto un libro che parlava proprio delle tre divinità, di queste tre divinità, queste tre morti, mettiamola così, e effettivamente l'immagine che stai vedendo te ne ricorda una, ok? E precisamente ti ricordi che questa qua è Baal, ok? È l'effigie di Baal, che è rappresentata da un uomo che ha una faccia di teschio, con a posto del braccio una lunga spada. Ok, allora la guardo bene con, con attenzione, mi giro verso Diana, dico: Diana, ci siamo, qui è raffigurato Baal. Vedi, il suo marchio caratteristico è quello di un teschio, quindi di una testa a forma con un teschio, vedi? Lo riconosco, e poi, vero? Lo riconosci? E poi vedi, ha anche la spada fusa nel braccio. Credo che questa effigie non ci porti a nulla di buono, e come dice Ward, dobbiamo prepararci. Siamo dove ci dovremmo. Siamo. Io sguaino la spada, mi rivolgo a voi e vi dico: Baal è famoso per essere il dio degli omicidi e dei rituali violenti. Arretro, master, arretro, mi metto dietro Ward quando sento questa cosa. Hai fatto il tuo, insomma. Chiunque lo veneri deve essere giudicato. Siete pronti? Sì, ragazza, però facci piano. E tu, ragazzone, ti prego, guardami le spalle. Non ti preoccupare, ti proteggo io. Apro la porta. Oh, allora, non c'è un cazzo di niente. Aperta. La porta è aperta. Ok, quindi potete entrare. Di fronte a voi, quindi di fronte a voi e sulla vostra sinistra, ci sono altre due porte e un corridoio sulla destra. Perfetto. Ci sono altri master, simboli sulle porte. Analizzo le porte, vedo se ci sono altri simboli come ha suggerito Ward. Ok, chi vuole analizzare cosa? Provo ad analizzarle sempre io, che ho più o meno aiuto capito. Uraki. Mi metto vicino a lui e lo aiuto, quindi. Ok, master, tutti. Io mentre fa questo metto una mano sulla spalla di Uraki e dico: guarda, osserva bene, e lancio Guidance, così ha un più 4. Ok, grazie. Comunque, ragazzo, io invece, mentre, scusa che arma così, sì, per tutti volevo dire questa cosa. Okay. Vedete praticamente le porte che hanno altre immagini serigrafate sopra, quindi questa è una cosa che capite un po' a tutti, cioè si vede palesemente la stessa immagine. No, sono differenti. E io aiuto Uraki, quindi non so se deve tirare qualcosa. Ok, se gli basta... devo tirare sempre sì, su religione. Ok, esatto. Okay. Però più, questa volta ti dico vantaggio. Ok. Questa volta ti dico vantaggio con il D4 che ti ha dato. Grande. Ah, pensavo fosse il D20 quello. Ha tirato. Ho detto. Dimmi il D4 per. Va bene, hai fatto 23. Allora, la porta che stai guardando è la porta che raffigura Bane, ok? Allora, è una figura molto alta, quindi prende quasi tutta la porta, ha un'armatura addosso e un elmo, e i suoi guanti sono proprio colorati quasi di nero, quindi rispetto alla figura che è solo la sagoma, i guanti sono proprio ricalcati. Sono neri, dei guanti neri. Ok. Ok, e ok. L'altra? Allora, l'altra, fatemi di nuovo il check su religione. Ok, glielo fa sempre. Io uso sempre il trucchetto a questo punto. No, tanto quello dura un minuto. Ah, no, forse per una volta, però. Per no, una volta. Un'azione. Vabbè, un bel 24. Vabbè, non c'è manco bisogno di tirare più 4. Ammetto che è Mirkul.
Esattamente, quella è la porta che raffigura Mirkul, ok? E la sua figura è avvolta in un mantello nero con un cappuccio nero e notate che le sue mani sono scheletriche, la faccia non si vede. E in mano a queste mani scheletriche ha un teschio umano con la bocca spalancata. Ok. Guardo molto attentamente e dico, questo sembra molto cattivo, io eviterei. Più che altro hanno dei simboli molto macabri. Sono il dio della morte e il dio della violenza. Ma quindi questa gente è davvero malata? Si rifanno attraverso dei fanati. Tirannia, violenza e morte. Con che cosa stiamo avendo a che fare? Ah, con delle cose orribili. Baldur's Gate, non me l'aspettavo così. E che cosa facciamo adesso? Continuiamo per quelle scale o apriamo una di queste porte? Signori, io immagino che ogni porta ci porti in una specie di sottotempio. Io direi di continuare e poi di ritornare a queste porte. Diana, che dici? Dex? È uguale, di sicuro dobbiamo ripulire la zona. Io ho il dubbio che ogni porta porti a qualcosa di particolare, nel senso, se uno è il dio della morte magari troveremo sacrifici umani e dall'altra parte Mirkul, gente seviziata o altro, almeno questo è il mio dubbio, però sicuramente dobbiamo esplorare a fondo. Appunto, non c'è tempo da perdere. E apro questa porta. Vai strada, Diana. Quale? Ah, cazzo. Vabbè, fatto. Allora, quando vedete questa porta, all'interno c'è un'area piena di cadaveri. Piena. Tutti quelli che vedete, soprattutto, diciamo, riconoscibili come cadaveri, ne sono tre. Ok. E io ho molta paura e quindi mi stringo, diciamo, vicino a Dexidor. Io aspetto che Diana entri. Sono entrato, Master, per farlo vedere in live, però io aspetto che Diana entri e la io segue. prima di entrare dico state in guardia e state pronti e mi fiondo al centro anch'io della stanza. Ok. Io, una volta entrato, vorrei mi avvicino al primo cadavere, facciamo questo qui nell'angolo, e cerco di capire se batte ancora, cioè se è chiaramente un cadavere, se invece c'è qualche speranza. Cerco di capire, mi avvicino, cerco di guardarlo meglio. Allora, guardandolo meglio, è effettivamente un cadavere a tutti gli effetti, quindi cioè è morto, non ha vita. È già morto da tempo. Ah, ok. Ma è proprio brutto, cioè... È da tempo. Non ha senso provare a rianimarlo. Allora, il resto dei cadaveri che ci stanno, perché veramente è una stanza disseminata di ossa, pelle umana, ancora attaccata alle ossa. Questi qua sono quelli un po' tenuti meglio e presentano ancora le fattezze umane, però ad uno ci manca l'occhio, un altro non c'ha la mandibola, un altro tiene una gamba a metà. Cioè arriva fino al ginocchio. Master. Però tutti quanti hanno la pelle putrefatta sopra. Ho capito. Master, cerco di capire come sono morti questi uomini, perché sono uomini, giusto? Allora, se sono uomini, cerco di capire un po' come sono morti, se di morte violenta, se con un incantesimo. Cerco di capire un po' che cosa hanno. Ok, però da dove sei tu ora non puoi raggiungere nessun cadavere. E no, niente, vado io più avanti. Vabbè, ma lui passa sulle vostre caselle perché mi sono avvicinato. Ah, perché sono nano. Avvicinato. Okay. Yes. Io non appena entro ed effettivamente noto che i morti, sono visibilmente scossa perché insomma. E la prima cosa che faccio è inginocchiarmi e dire una breve preghiera per i defunti della stanza. Ok. E allora vedete Diana che si inginocchia, penso. Sì.
e inizia, chiudendo gli occhi, ad alzare le mani al cielo, portarle a petto. Diciamo, si capisce che sta facendo un rituale. Io suppongo ci sia tanfo, no? Quindi allora, in questa stanza il tanfo non è fortissimo perché sono morti da tempo, quindi i liquidi, poi stando sul terreno, vengono assorbiti dal terreno e scolati via, però effettivamente un po' di puzza di cadavere ci sta. Master, relazione che volevo fare contemporaneamente, volevo capire un po' come fossero morti questi cadaveri. Tirami su medicina. Mentre lui tocchiccia, e dico: Diana, perdonami se ti interrompo, ma credo che sia il caso di proseguire. Come avete detto voi, è bene non perdere tempo adesso. Dopo avrai tempo per... Allora, Uraki, andando vicino al cadavere, toccandolo un po', si gira verso di voi e dice: sembrano morti da tanto. Basta. Intanto ha tirato 6, vale. Uraki. Sì, 6. Uraki ha tirato 6. E mi fa schifo perché mi avvicino, che volevo, capito, essere in modo baldanzoso, volevo capire che cosa c'era. Però poi più mi avvicino, più... e non capisco niente. Quindi mi giro e dico: sono morti, morti, morti. Proseguiamo. Andiamo via. È un vicolo cieco. È un vicolo cieco. Allora, possiamo questa uscire. Stanza ha una parete crollata. Ok, e lì vicino, ai piedi praticamente di questo crollo, tra alcuni sassi e macigni che sono caduti, vedete che ci sono oggetti di uso comune, tra cui pentolame, scarpe e dei libri. Appena vedo questi libri, io mi fiondo proprio su questi libri, capito? Proprio zone pettando. Okay. Arma, questa è una tomba? Un sarcofago? No, queste sono rocce. Però per come è la stanza in sé, con i cadaveri, la parete crollata, probabilmente stavano costruendo una specie di tomba, che poi la parete non ha retto e quindi è crollata. Ok. Io so che questo posto è stato costruito su un cimitero. I bagni sono costruiti su un cimitero. Ah, ecco spiegato allora. Esatto. Quindi, Master, hai finito te con quei libri. Che cosa vedo, Master? Sono affamato di cultura. Ok. Allora, avvicinandoti, fai un tiro su percezione. 20 naturale. 20 naturale. 20 naturale. 20 naturale. Vedi tra le macerie. Ho il terzo occhio. Vedi tra le macerie tre libri. E per il posto dove stanno sono anche tenuti molto bene. E Master, li sfoglio un attimo. Che cosa c'è dentro? Riconosco che è un diario, un libro, un romanzo degli incantesimi. Allora, aprendolo e toccandolo, ti accorgi subito che sono pervasi dalla magia. Ok? E quando apri il primo libro, che ha una, diciamo, copertura di pelle, inizi a leggerlo e noti che ci sono degli incantesimi, tra cui mani brucianti, detect magic. Dopo te li scrivo. Ok, no, era per capire se me li dovessi scrivere io ora, va bene. No, dopo te li scrivo, così poi li tieni con calma. Hai già trovato un libro con gli incantesimi. Ok, quindi giusto per darti un esempio degli incantesimi che leggi, primo è mani brucianti, il secondo è detect magic. Ok, qua ce ne sono molti altri, però sei così incuriosito che apri il secondo libro, penso. Sì, li apro tutti. Sul libro c'è una runa e il contorno di questa runa
è bruciata. Ok, Master, riconosco che è una runa nanica, perché io parlo il nanico. No. E io però parlo anche il linguaggio dei demoni, quindi riconosco che è qualcosa dei demoni. Quindi non riconosco assolutamente niente, è una runa che non ho mai visto. È una runa particolare che non hai mai visto, però è formata da una bruciatura, cioè disegnata con una bruciatura sul libro. Quando apri questo libro, anche qui subito riconosci che ci sono degli incantesimi, tra cui Charm Person e Identify. Okay. Bellissimo, bellissimo. Identificare sì. E per, sì. Charm su persona. Spadere. Charm su persona. L'ultimo pure lo apri, no? Sì, lo apro, certo. Cioè, c'ho proprio una fame, capito? Cioè, non vado a niente, prendo, apro, sfoglio, sono nel mio mondo. Ok, l'ultimo libro è ricoperto da una pelle tipo coccodrillo, rettile, comunque squamosa, ok? Nera. Ok, Quando lo apri, innanzitutto ti accorgi subito che ci sono anche qui degli incantesimi. C'è, per esempio, nuvole di pugnali. Se non so se si traduce così, Nico, correggimi se si traduce così. Nube di pugnali. Sì, è nube di pugnali. Nube di pugnali, oscuro visione, ok? Ok. Però notate anche che dall'altra stanza, appena tu apri il libro, si inizia a sentire. Mamma mia, io lo sapevo che Indiana Jones mi perseguita. E le tre figure che stavano nella stanza precedente, Dexidor le vede perfettamente, si alzano in piedi. Una tiene una gamba monca, quindi non è che si alza proprio del tutto bene, inizia a stare in equilibrio su un piede solo. Ragazzi, qua si stanno alzando i cadaveri. Lasciamo questo posto, andiamo via. Io cerco di... cioè, scosso gli altri e cerco di andare nell'altra stanza dove c'erano i cadaveri. Allora, quando, diciamo, Dexidor, dato che le ha visti alzarsi, se vuole può scappare. No, non scappo, ma mi posiziono in modo tale che possano raggiungermi e darmi una mano. Quindi, diciamo che vado vicino alla porta, così do spazio. Okay. Allora, andiamo un attimo in ordine. Ward, ritorna al tuo posto. Diana è la prossima. Diana, anche tu puoi andare ovunque nella stanza precedente e se vuoi puoi buttare all'aria Dexidor e uscire. No, mi metto qui. Ward, tu, la stanza è stretta, anche Uraki. Uraki è l'unico che può passare tra di voi. Hai un po' di difficoltà. Ok. Massimo arrivi, cioè, a fianco. Consenti di passare attraverso la casella di un alleato, ma non fermarci, sì, come oppure. Okay. Sì. Sì. Vabbè, in questo caso Diana comunque massimo, si è spostata, però io faccio qua e mi metto qua. Al massimo arrivi nel reach di Diana. No, mi metto proprio lì nel mezzo. Diciamo reach è la portata, quindi sono le caselle giusto intorno a Diana. Sì, io mi fermo. Uraki, tu puoi andare dove vuoi perché sei piccolo, te ne puoi pure scappare se vuoi. No, io mi metto praticamente alla base di queste piccole scale, così, quindi distante da, cioè vedo attraverso questa porta, questo però passaggio. Però immagina che queste scale sì sono scalette, ma non scendono di tantissimo. No, mi metto, capito? Perché ovviamente stanno in alto, quindi da lì non è che vedi proprio bene alla base. Mi metto in una posizione tale che riesco a vedere almeno due di questi non morti. Allora dovresti morti. Fare un passo più avanti. No, qua li vedo tutti e tre.
qui. Qui li vedo tutti. Però lì sei alla base delle scale, capito? Cioè, nel senso, dato che tu sei piccolo. Sono piccolo, hai ragione, hai ragione. Non li vedi. Vabbè, mi metto qui, quindi. Ok. Quando fate tutte queste manovre per spostarvi, ormai i corpi sono all'impiedi. Tirate iniziativa. Ci sta. Minchia, 19. Ottimo, eccoci qua. Ottimo, bel 9 di merda. Secondo me prima che giochi te sono tutti e tre morti. Sì, infatti. Ma io lo spero, ma io lo spero. Allora, Arma, metti una canzone un po' più... No, io in live già l'ho visto. In live c'hanno canzoni diverse, perciò. Beh, io lo vabbè, però tu pensa anche ai giocatori. Sì, ovvio. Allora, il primo di turno è Ward. No. Come non è lo zombie con 19. A me esce 21. Io ho fatto 14, dove vedi 21? No, anch'io vedo 14 di Ward. Wow, mamma, ma hai craccato il master, che cazzo, cioè non solo sei un pitre, se vuoi io vado prima io, master, io non ho niente contrario. Ti cancello il 21 che vedo. Ti cancello. Ok. Ward è stato eliminato dalla campagna. Ha buggato addirittura i turni, talmente che è potente. Comunque, iniziano le creature. Allora, quella di fronte a Ward l'attacca. Ok. Allora, ti attacca in pratica di fianco a lui, prende un teschio come arma. Ok? Ok. E lo usa come arma contundente. Ok. Non ci crederete, ha fatto critico, ragazzi. Ti prende e ti fa 10 danni. Oh, 10 danni, cazzo! Un sacco! Sarà mica tanti, 10 danni. Si comincia quello, col botto. Okay, io prendo un bel botto, quindi, in faccia. Sì. Prendi praticamente il teschio che ha preso, te lo frantuma in faccia. Ok. Allora, l'altro attacca Diana, quello di fianco a lei. E ti prende e ti fa 7 danni. Stessa animazione. Stessa animazione. Prende un teschio da terra e te lo spacca in faccia. Sapere così non giocavo con lo scudo. Non serve un cazzo, a quanto pare. Mi pigliano sempre tutti. E probabilmente hanno tirato alto. Sei sfortunato. Gioco con la spada a due mani. L'ultimo riattacca Ward. Ok. Quella a sinistra di Ward. Io con i pezzetti di teschio ancora in faccia, tutto il sangue sulla guancia, mi giro. Esatto. Prova la stessa cosa. Okay. Col teschio che prende da terra a colpirti, però tu appena ti giri vedi l'attacco e riesci a schivarlo all'ultimo secondo. Ok. Allora tocca a Diana. Io mi rivolgo verso quello che mi ha picchiato, che penso sia questo. Quello là alla tua destra, sì. Questo qua. Oh, questo qua. Ah, questo qua. Ah, ok. Allora, appunto, provo a colpirlo. Fa 21, lo prendi. 13. Ok. Allora, mamma mia, 13. Ma siamo a livello 2, cioè. Lo attacchi con un fendente di spada
quasi, ti senti quasi strana, no? Quasi se la rabbia prendesse il sopravvento, no? Da questo colpo che ti ha inferto, e lo attacchi con tutta la tua forza. In pratica gli stacchi la testa e il corpo cade a terra. Ok, e mentre faccio questo mi scappa anche un urlo. Ok. Bellissimo, bravo. Perfetto. Tocca a Ward. Dexidor. No, io, ma perché mi salti? Ah, Ward, ah, questo è il vero Ward, ok. Perché sei stato cancellato dalla campagna, non è cancellato la campagna, cioè, master. Allora, ma tu mi hai buggato i turni, ma io, prima, io non ho fatto niente. Io, allora, e li diciamo io, noi armati, li diciamo sì, noi se vuoi. Sì. Io, con tutto questo pezzo di scheletro addosso, questo pezzo di teschio addosso, mi rivolgo proprio a quello che mi ha colpito, se è ancora in piedi. Ok. Okay. Qual è quello qui a sud o questo qui? Qual è dei due? No, ti hanno quello che ti ha colpito è quello di fronte a te. Okay. Quello che ti ha mancato è quello alla quello tua di fronte testa. A me è questo, giusto? Quello di fronte a yes. me. Ok. Sì, quindi sì. A quello do il primo colpo a lui. Alzo il cazzotto okay. lucente che mi ha dato Diana. E che potenza. E gli do un cazzotto in faccia. Cerco di dargli un cazzotto in faccia. Vediamo. E ho tirato un ottimo 23. È tipo un fulmine di Pegasus col pugno brillante. Esatto. E gli faccio 8 allora, danni. Ovviamente lo colpisci. Ok. E vedi che quando lo colpisci, lui ce l'aveva ancora la mandibola, gli salta via. Cioè okay. si stacca. E tutta la pelle che stava azzeccata rimane appesa. Ma rimane in piedi? E rimane con la lingua, sì, rimane in piedi, rimane con la lingua, capito, a metà appesa così. E quindi allora carico pure il anche, allora carico anche bellissimo. Il sinistro, carico il sinistro okay. e provo a dargli un cazzo con la mia bonus action, un cazzotto anche dall'altro lato del volto, con il pugno non luccicante okay. e gli farei un 15 per colpire. Lo colpisci? Fagli danni e gli faccio arma, scusa. Altri 7 danni. Quello che io ho dici... preso è morto? Sì, sì. Ah, okay. Non è andato il segnalino? No, no, non c'è. Non c'è. Okay. Ok. Ora sì. Allora, questo qua gli dai prima, penso, un destro, giusto? Gli avevo dato un destro, ora gli sto dando un sinistro. E ora gli dai un sinistro e praticamente col secondo il pugno lo trapassa nel cranio. Okay. Cioè gli schiatti la testa, si frantuma la testa e anche questo crolla a terra il corpo. Ok adesso tocca ad Exidor. Vai Dex. Sì, questo. È rimasto solo questo in vita, giusto? Sì. Allora considera che c'è Diana nella tua portata. Quindi se vuoi attaccare da lontano avrai un malus a colpire. No, io attacco da vicino, mi avvicino. Ok. Anzi, prima di andare sfodero la mia quarterstaff e lancio un trucchetto con la mia okay. azione bonus che si chiama Randello Incantato. Ok, perfetto. Spieghiamo agli altri cosa fa Randello Incantato. Allora, praticamente vedete che stranamente non estraggo l'ascia, ma estraggo questa quarterstaff che in italiano sarebbe un bastone lungo, però lo tengo bastone a una mano. Bastone lungo per... a due estremità metalliche. Esattamente, due estremità metalliche, però lo tengo a una mano. E chi mi guarda vede che praticamente faccio un bel respiro, mi concentro e questo bastone ferrato comincia a pulsare di un'energia particolare. Quindi appena sono pronto mi avvicino. Vai. E provo a colpirlo. Un buon 24. 24 lo colpisci, tira danni. Tre danni.
10. 10 danni di rabbia non ci stanno. Sì, se non attivi rabbia spuntalo così, non escono più. Vedi che questo randello magico lo colpisci una volta sul collo e la testa, hai capito, rimane quasi penzoloni. Sta tutta abbassata di lato, però lui non si scompone più di tanto, ma continua a venire vicino a te a fare... Va bene, io rimango un attimo stupito, però sono contento di questo nuovo potere che mi pervade e termino la mia azione, okay, che non posso fare altro. Sono schifatissimo, però praticamente l'idea che mi viene è di utilizzare Toll of Dead per schiattargli la testa, quindi tiro Toll of Dead. Ok. Queste campane quanto ci mettono ad arrivare? Scusatemi, scusate. Eccole. Ok. 11 danni. Ok. E vedi che mentre sta camminando verso Dexidor, che si sta per buttare addosso a Dexidor, un po' scuote quella tiene la testa appesa così, un po' la scuote. E comunque continua nel gesto di buttarsi addosso ad Exidor. Wow, Master, io ho così paura che faccio un passo dietro. Va bene, perfetto. Non è attacco di opportunità? In teoria sì. Sì, però diciamo che in questo caso lui è piccolo, è coperto dall'angolo. Non riesce a raggiungerlo pur volendo attaccarlo. Ok. Tocca alla creatura e completa l'attacco per buttarsi addosso a Dexidor. Si butta addosso e praticamente cerca di morderlo con la testa tutta storta. Wow. Prova a tirarlo. Cosa sarà ci successo? Si riesce. Quanto ha fatto Master? Ma chi? Il cadavere qua che prova a colpirmi. In realtà non devo dirtelo, no? Quindi. No, nel caso non ti ricordavi la mia classe armatura. Comunque ti lascio. No, la leggo dall'immaginina. Va bene. Comunque, affonda i tuoi denti. I suoi denti nel tuo collo, ok? E ti dà un morso sul collo e ti fa 3 danni. Io, se permetti, farei lo zombie. Figata. Sembri quello della mummia. Sì, c'è un bel filtro per lo zombie. Ah, è troppo. Allora, tocca a Diana. Non mi chiedevo questo, non faccio tutti questi. Dopo aver trafitto la testa a uno, visto che sono tutta rovescia, provo così di lato a ficcare la spada nella testa di quest'altro. Ok. Direttamente contro il muro. Ok. 20 naturale, 20 puro, congratulazioni. Mamma mia, basti proprio a questa. 10 fatto meno di prima. Infatti, bello. Ha tirato 2-2. Cioè, hai fatto 10, cazzo. Peccato. Ok, allora infili la spada nella testa di questo tizio, della creatura, e gli entri dagli ossifini che hanno sul naso, sai, un po' scheletrico. Gli entri da là, salendo, e quindi esce da dietro la nuca la tua spada. E quando tiri via la spada,
è incastrata, si stacca la testa dal corpo e rimane sulla tua spada. Sono un po' schifata, quindi la do un colpo di frusta alla spada e vedo se il teschio si stacca, altrimenti uso lo stivale per staccarlo del tutto. Ok, si stacca e adesso intorno a voi non ci sono più creature che vi minacciano. Io questo mi posto... guardo subito intorno e riguardo. I morti non rimangono morti a lungo di solito, andiamo via. Sì, sì, andiamo sì. Via. Andiamo via e andiamo via con il nostro bottino soprattutto. Io sì, io apro la porta e aspetto gli altri. Ma l'ultimo. Ma chi cazzo è che chiude sta porta? L'avete chiusi dentro. Io. Cioè, sono dentro. Che cazzo? Ecco, appena arrivano, io chiudo la porta. Proseguiamo. Okay. State tutti bene comunque? Sì. Io ho tutta. Un po' schifato. C'ho tutta una. Una macchia di sangue che mi cola dalla guancia, mi levo tutti i pezzi di teschio dalla faccia, a posto. Io mi controllo il collo, penso che un pezzo di qualche dente di quel cadavere faccio, poteva andare meglio. Allora, tu non hai proprio dei pezzettini di dente perché... Non è che erano molto buoni i denti di questo corpo. No, infatti io lo immagino che se uno se n'è caduto e si è incastrato tipo sul collo e me lo tolgo via. Capito? Però hai un vistoso segno di morso. Io okay. Guardo entrambi con fare abbastanza rude. Non rude. Esatto. Molto rapido. Ho capito. Quindi prendo il volto di uno, guardo la guancia, prendo il volto dell'altro, gli sposto la testa per vedere il collo e gli dico... Dovreste stare bene, comunque sia, se avete bisogno. E quando fai questo? Quando sì? Fai questo? Sul collo di Dexidor vedi la ferita. Sì. Ma sulla faccia di Ward non c'è già più nulla. Ah, e allora dico. Prima Dexidor gli dico, bah, dovresti stare bene, comunque... Di sicuro appena finiamo qua va disinfettata perché rischia di infettarsi. Grazie. Mi giro, guardo te. Sei sicuro di essere stato colpito tu? Io mi pulisco ancora il sangue che c'ho sulla guancia con la benda. Più o meno, ma un graffio, niente di che. Ora sto bene. Io è già un po' di volte che vedo che lui viene colpito, che dovrebbe essere ferito o comunque aver subito il colpo, e a quanto pare il corpo non dimostra niente. E mi insospettisce sta cosa, mi puzza, però continua a non dire niente. E... Bene, allora direi di proseguire, non c'è tempo da perdere qua. E non vogliamo aprire l'altra porta? Potrebbero esserci altri libri. Questi libri sono molto interessanti. Appena abbiamo un po' di tempo dovrei leggerli. Scusate, un'informazione veloce. La porta dove c'erano i corpi, la chiudete? Sì, io sì. L'ho detto chiaramente, ho detto che appena uscivano la chiudevo subito. Sì, sì, ah, l'ha okay, detto. L'ha ok, detto. Okay non avevo sentito. Perfetto. Apri, Dex. Dai, Dex. Non vogliamo... Provo a mettere l'orecchio vicino alla porta per vedere se sento qualcosa. Ok, tirami su percezione. 14. 14. Appoggi l'orecchio alla porta e c'è il silenzio assoluto. Va bene, dovrebbe essere tranquillo. Comunque procediamo con cautela e apro la porta. Ok. Davanti a voi c'è un corridoio ancora una volta stretto, quindi procedete. Quello che vedo sulla mappa così... Sì, stavolta io sono... perché so che Uraki vuole rimanere in mezzo. Infatti gli metto una mano sulla spalla e faccio... Tranquillo, ci sono io. Okay. Preferivo la bella ragazza.
Allora, davanti a voi c'è un corridoio molto stretto, anche questo, e delle scalette che portano, questa volta scendono un po' di più. Master, questo corridoio è come l'altro, sembra scavato, mezzo naturale, sì, è diverso. È sempre lo stesso, l'ambiente è sempre lo stesso, cioè è scavato nel terriccio, nell'argilla, quindi materiale che se lo toccate è friabile, però sulla base ci sono questi muretti e soprattutto ogni tanto c'è qualche arco che mantiene il terriccio anche sopra. Master, tu considera che io sto sempre dietro Uraki, anche se lui è lento a muovere la miniatura, io per la live Sì. Quando è arrivato a questa stanza, subito la vostra attenzione si porta a delle voci che iniziate a sentire. Ok. Io quando sento le voci, penso le sento prima io, faccio cenno di fermarsi un attimo e tipo fare silenzio, così proviamo a capire se c'è qualcosa. Ok, allora sentite le voci di due persone che confabulano tra di loro. Non riuscite a capire molto bene perché non stanno urlando, però all'improvviso sentite non l'ho sentito Diana, è un urlo, credo ho sentito un mezzo sì. urlo. Ok, sì. Ah, no, non avevo neanche sentito io. Sì, no, si è sentito pochissimo. Non lo so, alcuni si è sentito forse era troppo forte. Io guardo Diana con un cenno di intesa e stringo il pugno illuminato nella benda un po' sporca di sangue. Sì, infatti adesso che sento un urlo, l'urlo è maschile, femminile? Maschile. Ok. È una voce molto profonda. Ok. Beh, comunque io appena sento l'urlo, memore di quello che ci hanno detto delle torture, eccetera, eccetera, se Dex non scatta, lo sposto. Cioè lo travolgo e proprio gli passo oltre. No, ti faccio passare tranquillamente. Ok. E allora... Allora, davanti io a te... Io sto al fianco di Diana. Davanti a te... Vedi una figura femminile e un'altra maschile, okay, che sono intenti, ti danno le spalle, sono intenti a rivolgere la loro attenzione e soprattutto le loro cure ad una persona lì, e vedi che praticamente lì lo stanno piano piano spezzando le ossa delle mani. Che succede qui? Allora, la donna, un attimo solo, la donna è una... entrambe le figure sono molto grosse, anche la donna è molto grossa per essere una donna. Sono tutte e due umani e soprattutto lei ha una mazza, ok? In pugno, che mette dietro la schiena, tiene dietro la schiena, e l'altro, non vedete che impugna qualcosa, però... è in ginocchio vicino all'uomo ed è lui che sta spezzando le ossa delle mani all'uomo. Io quando vedo questa scena comunque scatto, già avviso. Poi non so gli altri, anch'io. Però io scatto. Quindi vado proprio, cioè carico quello che sta spezzando. Infatti mentre le ossa. Tu dicevi che succede qui, io stavo dicendo no, io non ci parlo neanche con questi, cioè, quindi... Quindi ditemi okay. Voi cosa devo fare, io scatto. Allora, lui vuole caricare, io anche. Dato che sono azioni improvvise, se istintivamente anche agli altri non viene di fare una carica, correte davanti solo voi due. No, io resto fermo, paralizzato. Io rimango lì, cioè non mi avvicino più di tanto. Io vado okay. Su quello allora, che sta volete, spezzando le dita. Avvicinare. Okay. Ma qual è dei due? Questo qua. Ok, io andrei su quello. Anche io, quindi mi metto a fianco di Diana e faccio la stessa cosa. Cosa volete fare precisamente? No, io proprio do le corco di mazzate, cioè quello faccio. Anch'io, cioè... okay. Anche perché... Quelli lì attaccati. Scusami, Arma, hanno indumenti non da civili, cioè almeno li vedo come nelle immaginine. Sono in armatura, ok?
Ti ho detto, l'uomo è molto grosso e porta un casco sulla, un elmetto sulla testa, quindi sono anche molto bardati. Okay. E la donna tiene una mazza dietro la schiena. Ok. Solo da quella distanza adesso ti accorgi che l'uomo ha una lancia a terra. Ok. Vicino a lui. Allora, la prima cosa che faccio allora è non carico lui, ma mi chino e prendendo la lancia la tiro indietro per darla ad Exidor. Allora, va bene, io la prendo a volo se riesco. Fammi una prova di destrezza. Ah beh. La famosa destrezza barbarica. Aia. Uno. Uno non però fail. Tira, no, non fail. Fail. Non fail. Non è fail. Non è fail. È 2 meno 1. Mamma mia, siamo i puntini su di questo perché caricate sempre, non aspettate che io vi do un guidance che vi possa aiutare, basta che non correte, c'è tempo state... da perdere. No. Dex, cioè che gli... allora se non è Final Fantasy si agisce secondo, capito, lo devo chiamare di mazzate, secondo le emozioni l'emozione prima di tutto. Allora, corri verso di lui per buttarti a prendere quest'arma da terra, però a metà corsa, però tu stai correndo, cioè nel senso sei irruento nella corsa, però nella tua metà corsa lui prende la lancia da terra e contemporaneamente si gira dall'alto e ti dà una gomitata in faccia e ti fa cadere a terra. Con un passo all'indietro prendi un danno. Ok. Beh, vi avevamo sentiti già da un po' che confabulavate lì nel corridoio. A questo punto gli dovrebbe arrivare troppo... un pugno in bocca, però, perché io ero a fianco. Sì, sì. Però immagina, hai capito? Tu subito mentre sta finendo di dire questa cosa, arrivi tu subito dopo e gli dai un cazzottone, cioè provi a dargli un cazzottone in faccia e faccio un ottimo 18. Allora vedi che mentre sta parlando sta dicendo: beh, siete stati troppo rumorosi lì nel corridoio. Non finisce neanche di dire corridoio che tu gli dai un cazzottone sull'elmo e si sente pam. Ok. Tiragli i danni. Gli faccio 11 danni. OP. Ok. E in pratica il tuo cazzotto gli ammacca la visiera dell'elmo. Proprio si forma una specie di conchetta, no? Nell'elmo. E lui vedi che è un po' intontito, forse dal rumore forte che ha generato. Tiratemi iniziativa. Ma questo come me lo consideri? Cioè, questa è una mia azione o così un attacco? No, era un'azione gratuita dovuta al quindi non è considerato come un'azione di attacco, non posso aggiungere cose. Okay. No. Stavolta ho tirato grande World, un bel fail. Uno. Però mi ha controbilanciato Dex, che ha lanciato un bel 20 naturale. Ok. Dobbiamo tirare armata. No, non le vedo, infatti. Non è andata. Allora, ritirate e metto i valori che sono usciti, dai. Stasera... Ah no, ecco, World sono eccoli, è solamente il World 20 che è un po' più lento, ma sono usciti. Ok. Minchia, ha tirato allora, peggio di prima. Vabbè, comunque ditemi un attimo, Diana, quanto hai tirato? Io avevo tirato 7. Ok. Chi altro ha ritirato e si è sovrapposto? Io mi cambio World. Di nuovo, così me lo metto, ecco qua, io ho fatto. Ok, fai da solo. No, io mi trovo con quello che avevo tirato. Anch'io tutto a posto, un bel 20.
Ora chi è scatenato? Word, tu l'hai cambiato perché non vedo che è cambiato. Ma sempre a me c'hai buggato. Sì, io ho 5. 5. Ed è, ok, perfetto. Vedo tutto bene. Perfetto, perfetto. Diana, allora, quanta destrezza hai? Il primo è meno 1. Ah, ok, allora vado prima io. Agilissimo. Allora, no, io ho 7, non 5. Va prima Dexidor. Va bene. Allora deve cambiarlo Armando, perché io non posso cambiare te. Cioè, lo deve fare Armando. Diana ha 7, non 5. Non è andato? No, ok, ora sì. Master, se io faccio questo movimento, vado qui e poi mi metto qui, non becco attacco di opportunità, giusto? No, finché no. Entri nella gittata del nemico, no. Quando e esci, quando esci. Prendi attacco di bene. Allora io mi metto lì, così do man okay. Forte, mi casso sempre con l'azione bonus randello incantato e a questo punto provo a colpirlo. Fenomenale questo okay. Randello incantato, veramente. Fatto un pessimo 8. Ok, quando cerchi di colpirlo col randello, lui usa la lancia per bloccare il tuo colpo. Ci vuole va ben altro di uno stupido bastone. E termina il mio turno a questo punto. E Uraki nell'ombra. Uraki nascosto. Guardalo, che schifoso. Guardalo. Come un ratto. Fa sentire oh, ragazzi, tutti. È un mago doc, giusto? Sta facendo tutto giusto. E praticamente quello che faccio è far sentire sempre le campane, ma che bello con il dinon dinon bello, come nella testa di dell'uomo che già stava mezzo intronato per il cazzotto dato da Ward, e praticamente gli tiro un bel Toll of Dead con un D12. No, aspetta, non tiri niente. Allora, il D12 va solo se è stato già ferito. Sì, è stato già ferito, lo ha colpito The Ward. Ti dico, no, non va col D12, ok? Ti dico... Ah, ok. Però mi raccomando, voi tirate, vi dico io poi i danni che fate. 4, ma devi fare un tiro su saggezza. Ok. Ok, perfetto. Allora, vedi che effettivamente quando tieni in pugno la lancia a bloccare il colpo di Dexidor, un pochino la abbassa, ok? E poi si riprende subito. Ok, comunque per chi ci guarda ho tirato 4 danni, però non so se li hai presi tutti e 4 oppure solo 2, che è la metà se ha superato il tiro salvezza. Allora, in realtà, se leggi bene, se supera il tiro salvezza non fai proprio danni. Ah, è vero, scusami, mi sono confuso, scusami. Allora, tocca alla donna. Altri intrusi, altri giocattolini. Vedi che prende la mazza e ti guarda a te, Ward. E ti chiama una randellata in faccia, mai vista. Io gli ringhio addosso. Ti prende e ti fa 8 danni. Ti okay. Dà una mazzata in mamma faccia. Mia. Sulla stessa guancia di prima. Un piccolo brandellino esatto. Di pelle parte. Esatto. Tu accusi il colpo. Però poi gli giri la faccia verso di lei. E lei rimane un attimo interdetta. Allora, tocca a Diana. Io sono finita a terra, quindi con la spada che mi fa da appoggio mi alzo, mi pulisco il sangue che mi sta uscendo dopo la gomitata e carico l'uomo davanti a me. Ok.
e faccio 20, non critico. Ok, lo non critico, lo prendi e faccio 13 danni. Allora, approfitti del fatto che era un po' intontito e aveva abbassato la guardia di dall'attacco di Uraki, e approfittando che il randello di Dexidor lo teneva fermo alto, affondi il colpo tra le maglie dell'armatura diritto nella pancia, e lui fa e sputa sangue a terra. Ok, pentiti, fai altro? Bastardo. No, gli dico pentiti bastardo. Lui, cioè, ti guarda quasi schifato. Tocca a lui, che rimette la lancia in sesto, e dopo che tu l'hai attaccato, ti attacca. Ti infila la lancia in una spalla, affonda la lancia in una spalla e ti fa 9 danni. Mamma mia. E dice: scusa, chi si deve pentire? Fu, e ti sputa in faccia il sangue. Ma ti mischia anche Lights quasi. Poi senti che urla dopo che ti ha colpito, urla, fa Aaah! E subito la donna fa un attacco contro Ward. Ok, ti colpisce e ti dà un'altra mazzata. Immagina che ti ha colpito sulla guancia destra. Ok. Tu ti sei girato, lei sente l'urlo, ti colpisce dall'altro lato sulla guancia sinistra, e tu ancora una volta giri solo la faccia e la riguardi. E ho la faccia un po' smaciullata a questo punto. Sì, tieni tutta la faccia praticamente piena di sangue e di lividi. Master, quanto gli ha tolto? Gli ha tolto 9. Ok. Cazzo. A questo punto io ho la faccia molto smaciullata. Cioè, un po' smaciullata ce l'ho. Lo vedono, perché ho troppi... Però la donna ti guarda e dice: cosa c'è che non va, stronzo? Io la guardo. E chi è vicino a me lo può sentire, questo. Sente. E dopo? Diana lo sente precisamente. Non dovevate. Lei rimane un attimo interdetta di nuovo. E parto a dargli dei cazzotti potentissimi in faccia, prima a lei. Ok. Quindi do il primo cazzotto a lei. Il destro, quello con la luce di Diana. E gli fa 12 per colpire. Lei lo scansa. Si abbassa immediatamente. Uso, Master, visto che ho usato la mia azione di attacco, uso un punto ki. Ok. Quindi irrigidisco i muscoli e gli do 2 cazzotti in rapida successione. Prima sinistro, poi di nuovo okay. Destro. Quindi parto con il okay. Primo. 15. E lei lo schiva di nuovo. E ci riprovo con la destra. Di nuovo, 18 stavolta. E l'ultimo finalmente lo riesce ad assestare. E quindi colpisco il volto e gli faccio 7 danni. Vedi che quando gli dai l'ultimo cazzotto in pieno volto, lei lo sente e si gira la faccia e quasi perde un po' l'equilibrio e dice: non ti hanno detto che alle donne non si fa nulla, stronzo? Ah, non ho finito. E uso la mia bonus action dopo questo attimo di calma e gli tiro stavolta nello stomaco, la provo proprio a piegare.
di nuovo col sinistro, quindi dal basso per tentare di prendere di sorpresa. E per colpire faccio 15, che mi sa che non la pendo, come no. Hai detto prima. E lei di nuovo si fa un po' più dietro e lo schiva. Dexidor, tocca di nuovo a te. Io ho una domanda per te, Master. Visto che adesso attivo questo trucchetto che dura un minuto, posso castarne un altro di trucchetto o si perde quello che ho? No, questo è su concentrazione. Quindi se fai qualche altra cosa su concentrazione, lo perdi. O un'altra magia, insomma. Va bene, era per sapere. Quando è su concentrazione c'è una C sull'incantesimo? No, quando ti colpiscono. No, nel senso nella scheda del personaggio. No. C'è una C tipo guidance e poi c'è randello incantato e senza C. Ma allora, no, rimanda un po'. Vediamo un attimo. Rimanda randello incantato. Ah, ok. Questo qua no, non c'ha concentrazione. Infatti mi ricordavo che non l'avessi. Quindi continua attivo per altri 9 turni. Allora a questo punto io uso la mia azione bonus per lanciare quest'altro trucchetto, che è guidance. Ok. E toccando Diana dico colpisci forte. Guidance è solo per non è anche per i tiri per colpire, mi sa. No, anche solo per gli ability check. No, l'attacco tecnicamente non è un ability check, No. Ha ragione, solo ability check. Per gli ability check, vabbè, però dà una possibilità in più di colpire a questi. E non poi... non è tiro salvezza, ti ricordo. E se io dico fai atletica, tirami su atletica, quello è un ability check. Va bene, io poi provo a colpirlo, sempre questo qua vicino. E non puoi fare due... Scusami, il trucchetto non è un'azione bonus? No, solo se lo dice proprio. L'azione è un'azione, per esempio il randello incantato. Okay. Non avevo visto bene, scusate. Quindi se vuoi te lo tolgo questo, dato che è stato un errore, insomma. Sì, allora provo a colpire senza fare questo. Avevo letto male, okay. Pensavo fosse un'azione boss. Ok, vai. Critico, mi sa, ragazzi. Ok, lo colpisci? Wow. 11 danni. 11 danni. E in questo caso raddoppiamo? Danni. Già sono raddoppiati. Ah no, perché non vedo il critico, no? Sì, 7 non più la... 4. No, non l'ha messo. Ma io ho un più 4, Armando, come 4 competenza. Quindi non ha come messo che non tira il critico. Non è andato in automatico. Allora tirami un D8. Tirami un D8 più 4 di nuovo. Deve vedere dalla scheda poi dopo se come funzionano i tiri. Quindi 4... Minchia! 18 okay, danni. 18. 18, mamma mia. Stavo talmente nervoso che gli ho dato una randellata in testa bestiale. Allora, la scena è questa. Riprovi a colpirlo e questa volta, dato che c'ha la spada intrafitta di Diana, è ancora un po' intontito da tutto quello che è successo, riesce a dargli due colpi con i due manici con le due estremità del bastone. Uno direttamente nella visiera, quindi nello spazio qui della faccia. Direttamente lì dentro c'entrava giusto il tuo bastone e ci riesci. E l'altro gli dai un colpo sulla gamba e diventa prono. Scusa Arma, ma vi devo chiedere sta roba. Ma quindi quando si fa critico si ritira il danno dell'arma più il modificatore? Di nuovo il danno dovrebbe tirare di nuovo. Non si allora dubbio. Prima... allora prima a me non aveva tirato il modificatore. No, aspetta, critico ti spiego. Nella tua scheda era automatico, doveva esserlo anche a Davide, ma non lo è stato e quindi è ritirato. Ma in teoria dovrebbe essere automatico, poi capiremo perché non è partito con Davide. Infatti, Davide, vediamo, no, perché scusate. A te vedi l'ha fatto due tiri. No, a me sì, ma capito. Ha tirato solo il dado dell'arma, senza aggiungere il modificatore. Ma infatti io lo prendo come tre.
capito? L'ho fatto ritirare solo perché era più facile fare i danni. Lui ha fatto 3 con il secondo colpo. Ah, allora non è 18, 14. Ah, ok, ok. Ok. Per capire io cosa, come consideriamo i critici noi, ok. No, 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 si tira il critico, si tira solo il danno puro dell'arma. Giusto. Ok. Ok. Boh. Quindi lo abbassi anche su un ginocchio, quindi diciamo non è proprio prono, però immaginate la scena che sta con un ginocchio a terra. Uraghi, okay. Tocca a te. Uraghi vuole fargli sentire un'altra volta le campane, sempre a quello lì prono, quindi ma sei un bardo per caso? Lo acchiappo, gli faccio sentire sempre le campane della morte. Sei sempre a suonare candà. Quindi alzo sempre la mia mano destra e faccio sempre una specie di segno così. E niente, gli casto questa magia. Ok. Allora, nella testa del tizio si sente quasi frastornato. Sta praticamente col ginocchio a terra e lo vedete proprio che fa così. E poi dal casco inizia a uscire tutto sangue. Filetti di sangue che cascano e cade a terra così, boom. Mamma mia, la merda, gli ho schiacciato il cervello, gli ho schiacciato il cervello dall'interno praticamente. Tu questi kanban, sulle kanban, l'indon, sto parlando Antoni, pare. Ok, allora tocca di nuovo alla donna che ti guarda, Ward, e dice: perché non muori, stronzo? Avanti, provaci. C'è qualcosa che non mi convince. E ti riattacca. Ah, sto tono da smorfiosa. E tu prontamente eviti il suo colpo. E lei si mette a ridere. Fa... È pazza. E ora tocca a lei? No, tocca a Diana. Scusami, tocca a Diana. Allora io sta zoccola, le vado alle spalle e la attacco. E in realtà non puoi. Non posso fare così. Perché stai passando in mezzo a due, diciamo, che non sono tuoi compagni. Ma quello è un cadavere, in teoria. Quello è il cadavere, passa attraverso il cadavere. E io vado qua e poi qua. Qua vuoi andare? Ah, ok, perfetto. Al massimo sale sul tavolo e sta più in alto. Salgo sul tavolo e provo a trafiggere alle spalle sta zoccola. Vai, ti dico anche con vantaggio. Aia, un ottimo 14. Che però... Ok, appena ti vede con lo sguardo che ti segue e vede che stai cioè ti sei messa in un posto di vantaggio, no? Rispetto a lei, un po' più in alto e dietro la schiena, subito si fa di lato e schiva il tuo corpo. E concludo. Concludo. Tocca. E io a questo punto colgo l'occasione. Colgo l'occasione. Perché sta girata di là, sì. E gli provo a dare un cazzotto nel collo proprio per tramortirla di base. Quindi sempre con il cazzotto lucente. Nel pomo d'Adamo. Non la prendo perché faccio 13. Ancora una volta, lei si aspetta il tuo attacco e quasi non guardandoti lo schiva spostando semplicemente la testa. Che forte che è stato. E quindi ci riprovo. Stavolta col sinistro. E la volta 24 dovrei poterla prendere. Una volta sei stato più veloce del suo movimento. E gli faccio 9 danni. E questa volta lo senti il cazzotto. Infatti, mentre si sta spostando solo con la testa, sai, ti tiene ancora di schiena. Dall'altro lato immediatamente arriva un cazzotto sulla guancia che la fa un po' barcollare. Però... Sei totalmente pazza. E passo il turno.
Dexidor, tocca a te. Allora io mi avvicino. Anche in questo caso prendo anch'io il vantaggio per il fatto che Diane è dall'altro lato. Sì. No, in questo caso qua no. Come no? Non è fiancheggiata. Mas, per te. Come? Mas, sì, ma è fiancheggiata a prescindere, non c'entra no, da niente. No, no, in teoria no, non è no. Ah, no. Ah, ok. Okay. Sì, no, perché no. Il fiancheggiamento qua è davanti e dietro. No, ragazzi, esatto. No, non è che io devo essere qua per attivare il fiancheggiamento. No, no, yes. È come dice... Come avanti dice, e no. Dietro. Cioè, deve... Vabbè, ragazzi, è una domanda. A meno di abilità speciali, che non mi ricordo che avete, non è così. Però ho fatto comunque ho fatto un ottimo 24 per togliere i dubbi. Infatti... Ok, tira il danno. Il randellone, boom! 9. Ottimo 9. E ancora una volta, a questa gli dai una mazzata esagerata, sempre col randello. Ovviamente lei sta girata di schiena perché stava fronteggiando Diana. Gli dai una mazzata dietro al collo e si sente crack! E lei che sbatte a terra. E penso sta stronza ha avuto quello che si merita. Ma se a questo punto io dico è finita? È finita? È finita. Io allora, mi rivolgo subito ancora verso una volta. Un attimo solo, ancora una volta, non ci sono più creature che vi fronteggiano. E però il tizio che stava lì, che stava subendo le torture, è svenuto dal dolore. Ok, io mi avvicino. Di rimettere in sesto quell'uomo. Io mi assicuro che lui stia bene, che non sia morto in realtà. Quindi come sempre gli pongo due dita su la carotide. È la carotide quella qui? Sì. E sì. Sento se pulsa. Sì, è ancora vivo. È vivo. Sì. Senti, no, lo dico a loro, dico, è vivo. Aspettiamo che si riprenda un attimo. Voi come state? Benissimo, ma perché non lo svegli? Qualche schiaffetto potrebbe fargli bene. E rido sotto i baffi, rido. Io mi giro dall'altro lato, vedi che mi... Mi siedo sulle scale. Io invece me ne vado un attimo nel piccolo angolino che sta lì, mi giro di spalle verso di voi e tossisco tossisco un po' di sangue, mi vedete un attimo di spalle, poi attrizzo le spalle e mi giro di nuovo. Tutto ok. Io pulisco la mia arma, che immagino sia sporca di sangue, e faccio una scena che avete già visto. Praticamente passo il tatuaggio sul sangue della lama e piano piano lo pulisco. E poi in realtà... Sì, vabbè, però c'è degli spuntoni. Ah, ok. E poi in realtà vorrei vederci meglio vicino a queste persone, cercare se hanno qualcosa di interessante che riguarda questo culto, qualcosa del genere. Ok. Allora, noti che sulle vesti di lei c'è il simbolo di Bane. Invece l'altro aveva semplicemente un'armatura addosso. E quindi probabilmente erano dei discepoli di Bane. Mi avvicino anche io a Dexter e guardo anche io, dico probabilmente questa era una sacerdotessa. Che cosa pensi? Sì, ha questo simbolo di Bane. Probabilmente potrebbe avere qualcosa nella tunica, qualche indizio. Adesso che ti avvicini per guardarlo meglio, il simbolo è inciso con il sangue. Master, è disegnato, sì, con disegnato il sangue. Master, allora io, Dex, posso chiamarti Dex, ragazzo? Sì, ormai siamo in confidenza. Va bene, senti, vogliamo vedere se ha qualcosa addosso, vogliamo cercargli un po' nelle tasche, vediamo se riusciamo a trovare qualche informazione. Sì, tu sei più agile di...
No, io l'uomo non lo penso proprio, cioè sono concentrato molto a vedere questo fatto del cadavere perché sono incuriosito dal perché simbolo con il sangue. Questa è la realtà, ma scusa, ma c'è il paladino, il nostro paladino integerrimo, oh, non ho capito. Muoio, vabbè. Comunque Master, aspetta un attimo. Allora dico, va bene Uraki, cerca tu, ti poggio una mano sulla spalla, gli do una mano ad aiutarlo e casto Guidance, così gli do un di qua. Ok, mentre loro fanno questo io mi alzo in piedi e mi rivolgo ancora a Ward dicendogli: tu stai bene? Io mi giro in quel momento perché ero stato un po' di spalle e mi vedi che mi sto pulendo sempre con le solite bende dei pugni un po' il volto che era tutto sbrindellato. E in effetti ora che mi pulisco dal sangue, da il sudiciume del combattimento di quello che mi aveva colpito, sto bene, molto bene, non ho ferite in volto. Tutto bene. E allora io prego Sune e mi casto Lay on Hands e recupero 6 punti ferita. Ok. Master, devo tirare su qualcosa? Mi ripeti un attimo cosa volevi fare precisamente? Cercare sul cadavere. Di lui o di lei? Di lei. Di lei che ha la tunica, voglio cercare, okay, su di lei se ha, okay, delle robe, cose. Vai su investigare. Io la sto aiutando, Sì, sì. Ti ha già tirato uno. E tiene uno con il più. Mentre loro fanno questo... Scusami, su cosa devo tirare? Indagare. Indagare. Vado io vicino all'uomo. E... mi tolgo il 22. Guanto. Ho tirato 22. 23 col più 1 di Davide. Allora, vero. Cerchi un pochino sui vestiti, sulle cose, ma non sembra avere, come devo dire, cose preziose, né sacchetti, niente. Cioè, ha semplicemente questa armatura con questa mazza. Ok, quindi non ha nulla che si riferisce al culto, un oggetto, un talismano, no, nulla di ciò. No. E dico, Dex, vogliamo dare un occhio anche che all'altro? Sì, così ci togliamo i dubbi, magari c'è qualcosa di interessante. Io in tutto questo mi avvicino, faccio... tocchetto. Ma che problemi avete? Guardiamo, io mi avvicino e salto oltre quello che stanno facendo e cerco di capire come sta quel tizio che sta tutto... là vicino, morto, che gli stavano spezzando le ossa a questo poverino, mentre loro stanno pensando a... Ho tirato 15. Da una persona così, svenuta a infatti terra, gli stavano spezzando le... Comunque, i predatori di cadaveri trovano sul corpo del tizio una chiave. Dex, questa è una bellissima chiave. Come è fatta, Master, questa chiave? Una chiave semplice, arrugginita? È una chiave di quelle grandi, ok? Lunghe, con l'occhiello e diciamo, la parte iniziale. Sai, le chiavi antiche proprio? Narnia, sì, sì. Narnia style. Allora la prendo, faccio ragazzone. Questo è meglio che la tenga tu. Grazie, prendo la chiave, poi mi rivolgo a Ward e dico: comunque sapevo che il signore era svenuto, mentre aspettavamo che si riprendesse stavo indagando. Sarà meglio aiutarlo a riprendersi piuttosto che guardare i cadaveri. Mi tolgo ma il guanto. Abbiamo un paladino che potrebbe aiutarlo velocemente. Ma che... mi tolgo il guanto e che ovviamente è sporco di schifo e mi bagno la mano con la borraccia che ho e che sarà bella piena d'acqua e gli passo un po' di acqua sugli occhi, okay, cercando delicatamente di farlo riprendere. Ok, lui quando lo tocchi, tra l'altro con una delicatezza
estremamente apprezzabile. Lui un pochino... E poi si guarda a... quando ha le mani, vedete che ha delle catene collegate al muro. Ok. E fa... Oddio, ancora altri... Basta, vi prego, non ce la faccio più. Sei al sicuro adesso? Sei al sicuro? Non vogliamo farti del male, anzi, alzati. E lo aiuto a mettersi seduto e gli offro anche la borra. Quando lo tirate su, vedete che le catene lo tengono a terra. In pratica può massimo stare in ginocchio. Guardo Tex, dico Tex, non è che quella chiave potrebbe aprire queste catene? Sì, infatti volevo chiederti, Master, avvicinandomi noto che la serratura potrebbe essere uguale a quella là della chiave. Oddio, come grandezza potrebbe essere. E a questo punto la proviamo, dico, ragazzi, ho trovato questa chiave, potrebbe essere utile, e provo a liberarlo. Ok, quando la infili nella serratura non gira. Forse non è la chiave giusta, dovremmo forzare le catene. Come io a questo punto, mentre Diana ci parla, provo a cercare un modo di, con lo sguardo, indagando in giro, vicino a dove sta l'uomo, cerco di capire se c'è un modo o per manomettere queste catene oppure per tirarle a viva forza, mentre Diana fa. Ok, tirami su percezione nel frattempo. Diana, dimmi. Sì, io ci parlo per cercare di farlo stare tranquillo e distrarlo un attimino dal fatto che ha le dita rotte, non vorrei mai che se ne accorgesse, magari l'adrenalina non lo fa rendere conto. Gli chiedo, come ti chiami? Ma chi sei? Io sono Diana, lui è Ward, quello piccolino lì è Uraki e lui è Dexidor. Ciao, come stai? Poi si guarda intorno e vede i cadaveri dei due torturatori e dice: oh, le avete uccise, allora siete qui per salvarmi. Vi prego, un sacco di soldi. Farò di tutto, vi ricompenserò con tantissimi soldi. E quando Uraki sente questa cosa si avvicina. Non preoccuparti adesso di questo, non siamo venuti qui per i soldi. Qual è il tuo nome? Do una botta con il bastone a Ward, così, e lo guardo turbo. Ma tu non eri interessato alla cultura, scusa. Fatemi sentire che ha da dire. I libri costano. Io sono Klim Yasso, un nobile di Baldur's Gate. Ok, allora adesso ho bisogno che tu stia calmo, che faccia qualche respiro profondo mentre noi cerchiamo di capire come liberarti e tirarti fuori da qui, d'accordo? Sì. Poi si guarda le mani e fa: ah, che dolore! Mi hanno spezzato 3 dita. Ah. Allora, Master, io intanto ho dato un'occhiata intorno per cercare di capire. Ho fatto 17. Esatto. Hai fatto 17. Allora, intorno a te, a parte la figura dell'uomo incatenato al suolo, le catene sono molto robuste. Ok, quindi a viva forza sarebbe difficile farlo. Probabilmente sì, cioè nel senso a staccarle da terra sì. E poi ti accorgi che appena subito dopo le scale ci sono, anzi c'è una statua con dei guanti neri. Ok, io ad occhio questo guardo Diana e gli altri. Guanti inteso quanto d'arme, però. Ok, ho capito. Guardo gli altri e indico la statua. Date un'occhiata a quella statua. Io provo a bendare il signor Clamp e prendo delle bende di ricambio, che ne ho parecchie, dalla casacca. E cerco nel modo migliore che posso, con molta delicatezza, di bendargli le mani, e così che le dita gli stanno ferme, non sente dolore. Diciamo una
un modo per farle tenere immobili e non fargli sentire dolore temporaneamente, cioè proprio una cosa di pronto soccorso, diciamo. Ok. E chiedo a Diana di darmi una mano e tenere il braccio fermo di Clam. Ok. Master, io mi avvicino alla statua incuriosito, perché ovviamente Ward ci ha fatto fare caso, e mi avvicino alla statua e la esamino e immagino, capisco che sia la statua di Bane. No, non lo capisci. Va bene, scusami, non lo faccio più. Ma capito cosa sto dicendo? Nel senso, non... sì. Se vuoi tirami su religione. Sì, cerco di capire chi è e okay. Poi esamino la statua. Ok. Ok. Diana, 12. Intanto tu mi aiuti a fare questa cosa? Certo, okay. Che ti aiuto. Allora, la statua, dato che tu hai letto un libro sui tre morti, ha un simbolo che sarebbe quello dei guanti neri che abbiamo anche descritto prima. Ma cioè la figura proprio in sé è completamente diversa da quella di Bane. Ok, e quindi chi è? No, non riesci a capire. Probabilmente raffigura qualche altra persona che non hai mai visto. Ok, allora provo ad indagare vicino alla statua a capire, non lo so, se c'è qualche meccanismo, se c'è qualcosa di nascosto, oppure qualche cosa che mi colpisce, qualche simbolo, boh, non lo so. Ok. Lo okay. Aiuto Master, ovviamente, visto che mi hanno detto di vedere vicino okay. Alla statua. Ok, tirate su indagare, nel frattempo... Tiro io con vantaggio, Master. Come vuoi tu, decidete uno dei due che tira con vantaggio. Vai, ok, tiro io con vantaggio. Allora, nel frattempo Ward e Diana riuscite a medicare il povero Klim. 25. E diciamo che è una cosa un po', come devo dire, alla buona. Cioè il dolore non è che gli è passato. Sì, no, certo. Però almeno le riesce a tenere più ferme. Ok, quello era il mio scopo. Lord allora, Klim, dimmi. Io mi rivolgerei a lui dicendogli, Lord Klim, so che è difficile e non è il momento adatto, ma abbiamo bisogno di lei e che sia concentrato per un momento. Siamo stati incaricati di indagare qui in questo posto e se dovesse ricordarsi qualsiasi cosa che ritiene utile, sarebbe di grande aiuto per noi. Ricordo solo che sono stato rapito nella città bassa mentre passeggiavo. Mi hanno messo un cappuccio in testa e mi hanno portato qui e... Non so cosa volevano, gli ho offerto soldi, gli ho offerto qualsiasi cosa, ma probabilmente era solo un gioco nelle loro mani. Fortunatamente siete arrivati voi, giusto in tempo. E null'altro, non avete sentito dire nient'altro da loro? Qualsiasi cosa. So solo che sono stato il terzo. Loro hanno detto che ero il terzo giocattolino. E... Sapete dove sono gli altri due? Vedi se sono che ancora abbassa vivi. Un po' lo sguardo e dice: so solo che quello prima di me è stato maciullato e messo in un sacco e portato via. E rimane in silenzio così. Sapete come possiamo liberarvi? Si guarda e dice: quello che mi ha messo le catene non è qui, non so dove è andato. E mi pare in una di quelle due porte. No, quella porta. Sì, quella porta di fronte. E qui. Indica la porta in fondo alla stanza. E gli indico qui. Sì, esatto, è andato lì. Allora adesso andiamo a cercare la chiave per liberarvi. Voi state qui e faccio un sorriso perché ovviamente dove cazzo vuoi che vada, però è un sorriso amaro, nel senso che la situazione è abbastanza tragica e
dopo aver detto questo e aver cercato di dargli conforto, mi rivolgo a tutti gli altri e gli dico: dobbiamo muoverci, è stato incatenato e le chiavi sono, le porta qualcuno, dovrebbe essere in quella stanza, basta perdere tempo, andiamo, dai. State tutti bene? Benissimo, bella ragazza. E allora io sguaino ancora la spada e mi dirigo. Avete trovato qualcosa vicino alla statua? Faccio vicino a Uraghi e Dexter che stavano lì vicino. Allora, mentre loro stavano parlando e facendo, stavano cercando vicino alla statua, non c'è nulla di particolare, tranne che quei guanti sembrano messi, cioè sembrano effettivamente dei guanti d'arme, quindi sembrano veramente dei guanti messi sulla statua. Ho capito. Allora chiamo Ward, dico: Ward, Ward, vieni un attimo qui. Io mi Quando succede questo e intorno a lui non c'è più nessuno, Klim inizia ad urlare: per piacere, non mi lasciate qui! E inizia a tirarsi le catene in continuazione e inizia a colpirsele tra di loro, facendo un rumore esagerato. Allora, ragazzo, ragazzo, fermati, fermati! E vuoi far venire qui qualcuno? Fermati! Non mi lasciate qui, non voglio morire qui dentro! Non gridare, non gridare, figliolo, non gridare! Io torno indietro quando lo sento gridare, comunque. Ok. Vi ho detto, mi dovete liberare! Per piacere, portatemi fuori da questo posto, non voglio morire. Ci stiamo provando un attimo di pazienza. Guardo la statua. Faccio Word, ma quei guanti ti potrebbero servire? Facciamo così, Uraki, Dex, fate un paio di passi indietro rispetto alla statua. Quando fate questo... E mi allontano. Klim si arrabbia e dice: per piacere, mi dovete liberare, non ce la faccio più! E ci parlerei io con lui, cioè non voglio interrompere la scena. Vai Diana. Gli dico: Lord Klim, giuro sul mio onore che faremo di tutto per liberarvi, ma abbiamo bisogno di trovare l'individuo che vi ha incatenato prima e abbiamo bisogno che non facciate rumore o allerterete tutti qui. Quando lo guardi con un'intensità dello sguardo veramente molto molto profonda, lui si placa e quasi è rassegnato. Porta le mani alla faccia, si rannicchia e dice: ho capito, morirò qui. Io gli prendo le mani. Ok, Ward, vai. No, vabbè, faccio finire Diana, che voleva. Io gli prendo le mani e le tengo fra le mie. E guardandola ancora negli occhi, gli ribadisco: lo giuro sul mio onore, non morirai. Lui scoppia a piangere. Vedi che proprio è rassegnato, ha accettato di morire probabilmente, e scoppia a piangere. Vabbè. Io non ho capito bene sulla mappa dov'è la statua, però ci sto vicino. E, esatto, più o meno è qui. Ok, qui dove? Che non ho visto ping. Qui. Lo vedi? No, forse è il livello GM, devi mettere di nuovo il livello miniatura. Qui. Ok. Ok, adesso ero a provo a sfilare i guanti. Ok, appena li tocchi, i due guanti si staccano da soli dalla statua, cioè levitano dalle mani della statua e improvvisamente uno dei due ti piomba addosso. In modo di darti un cazzotto. Ok. L'avevo detto, andare. Meno male. Ok. Ok. E ovviamente vedi che questi levitano, si girano verso di te ed entrambi ti puntano velocissimo. E ovviamente provano a colpirti. Certo. E entrambi ti fanno... Allora... Il primo arriva veloce, ma
ma tu lo riesci a scansare. Scansando il primo ti porti giusto alla portata del secondo, che ti dà un cazzotto tremendo che ti sbalza all'indietro e ti fa 11 danni. Ok. Mamma mia. Ok, e... io vado all'indietro. Sì, vai, ti sbalzano all'indietro, esatto. E tirate iniziativa. Ok. Uraghi è il secondo 20 che fa, eh? E poi e... per quello che... Wow, grandissimo, Nico Ward! Una volta Nico mi sta incazzato. Colui che bugga il turno... Ho fatto 20 naturali. Sì. Ok, il primo turno è proprio di Ward. Ok, quindi io mi avvicino di nuovo, cioè vedete che mi sono... Boom, ho preso una botta esagerata... Ho fatto un passo all'indietro, striscio con gli zoccoli, perché io tra l'altro ho degli zoccoli ai piedi, quindi striscio con gli zoccoli sul... Ragazzi, per piacere, ricordate sempre che ha il vestito, il pugno luminoso e i zoccoli. Ho i zoccoli. Ma sono quindi quegli striscio... zoccoli tipo dei cartoni giapponesi. No, con... esatto, bravi, quelli... quello... No, quello... i zoccoli sono molto alti, quelli da moda proprio. E Yachi Mishima, come li porta quindi striscio all'indietro, alzo una nuvoletta di polvere e poi scatto di nuovo in avanti con una botta sul fianco terribile e provo ad attaccare il primo che sta quello di fronte a me. Ok. E faccio 19 per colpire, che sarebbero 6 danni al primo. Ok. E è ancora in piedi questo primo guanto? Sì, sì, sì. Allora gli do un altro cazzotto con 24, che quindi lo colpirei, sì, con 11 danni. Ok. Allora, è ancora in piedi. Ok, quindi sta ancora levitando. Però vedi, proprio colpisci guanto che sta volando. Cioè, praticamente, okay. Immagini questo guanto che vola, tu lo colpi, pam, pam. Ma lo vedo che si ammacca o non sta proprio... Un pochino pochino si ammacca. Un pochino pochino, ok. Ok. Ok, passo. Ok, Master. Kauraki, ma io sono in gittata, non ho capito bene. No, c'è il muro, credo che sia. No, c'è un muro in mezzo. Ok, perché non avevo capito. Allora mi sposto e vado un po' più giù, in modo tale che vedo queste armi, e mi metto dietro a Dexidor. Ok. Niente, e da qui quella che è stata colpita da Ward, praticamente gli casto un chill touch, quindi crea questa mano, diciamo, magica, che prova ad afferrare il guanto e a stritolarlo. Ok, tirala. Chill touch non è da vicino. No, è a un range. No, è una mano scheletrica che esce sopra alla vittima. Ha tirato 8. 8. Ok, ma non lo prendi. Cioè, nel senso, okay. Provi a fare qualcosa, ma non esce niente sul guanto. Ok, allora mi guardo la mano e praticamente me la batto al fianco. Perché forse c'è qualcosa che non va e faccio così. Diana, tocca a te. Io mi frappongo fra il guanto e il Lord per proteggerlo. Okay. E colpisco il guanto che è stato picchiato da Ward. Sono oggetti piccoli, quindi hanno la copertura dell'angolo. Da lì non... E allora sto lì. E allora sto lì e proteggo. Cioè, puoi provare, ovviamente, ma il tiro è un po' più difficile. Ah, allora provo. Per tira con svantaggio, quindi. Con svantaggio, esatto. 17. Ok, lo prendi. Wow. Mamma mia. 9. Bel 9. Fai un attacco sporgendoti dall'angolo con
con la tua arma a una mano, giusto? O a due mani questo qua? No, no, è una spada lunga. Okay. A una mano. Esatto. E lo colpisci, ok, giusto in pieno. E quando lo colpisci, il guanto sbatte a terra e non vola più. Olè. Ottimo. Io mi giro verso di te, Diana, e mi vedi con lo sguardo molto molto fiero. Io invece sono concentrato sul guanto che è caduto a terra e non ti noto neanche in realtà, quindi non ci incrociamo gli sguardi. Sarà qualcosa che ricorderanno solo gli spettatori. Esatto. Allora, il guanto che rimane si fionda volando, quindi non prende l'attacco di opportunità di Ward, fa una parabola e si fionda su Raki. Perché prende l'attacco di opportunità? Ma perché aspetta. Vola? Scusa, se vola, sì. Non, in teoria non dovrebbe prenderlo lo stesso. In realtà si alza verso l'alto, quindi provaci a colpirlo mentre si alza. Provo a dargli un cazzotto mentre se ne sta andando. Ma se lo afferri voli? 25. No, non posso volare. Lo prendi e tira danno? 12 danni. Ho tirato il massimo che potevo. Cazzo, mamma mia, 12. Ok, quando lo prendi fa pam, si sposta solamente mentre vola e continua l'azione di andare addosso ad Uraki e gli piomba dandogli un cazzotto dall'alto verso il basso, anche perché Uraki è molto piccolo, quindi quando prende quasi tutta la faccia di Uraki. Cioè gli ho dato la giusta spinta, diciamo. Esatto. Io posso usare la mia reazione per fare scudo? Ah, certo, se lo vuoi fare. Certo. Ok, uso la mia reazione per fare per castare uno scudo. E quando sta puntandoti addosso alla massima della velocità, si attiva una barriera addosso a te e il guanto sbalza in aria e torna qui nell'angolino. Ok, ottimo. Voleva fottere Uraki. Tocca a Dexidor. Allora, io mi avvicino. Così proteggo anche Uraki. E faccio sempre la stessa cosa, uso sempre la mia azione bonus per il randello incantato e poi provo a colpirlo. Ok. E penso com'è strano combattere contro un... Wow, doppio 20 non naturale, 20, ma... 20 ha fatto, ragazzi. Mamma mia. Ha tirato 16-16. Comunque lo colpisci. Faccio un bel 9. Ok, allora, quando lo colpisci, praticamente il tuo colpo, pam, lo fa cadere di nuovo a terra. Stessa scena vista poco fa fatta da Diana, però a differenza che il guanto torna a levitare e rimane fermo lì in posizione. Va bene, finisco il mio turno. Ok, tocca a Ward. Allora io mi avvicino e giro l'angolo per dove ho visto la parabola dal lampo di luce dello scudo che poi è andato il guanto nell'angolo. Seguo la parabola e cerco di finirlo. Do prima un destro dall'alto verso il basso, ma non lo colpisco, suppongo, perché ho tirato un ottimo 8. Ma meno male che fai 38 tiri a volta, sì. Perché sennò veramente non becchiavi mai. Faccio 17 invece stavolta. E lo colpisci? Tira i danni? 12, il massimo, meno male, almeno questo. Wow, danni sofforti. Quando il guanto sale da terra e sta per levitare di nuovo, dai un cazzotto che praticamente prendi il guanto e il muro dietro e il guanto si assottiglia vicino dentro al muro. Si accartoccia, esatto, e cade a terra.
privo di movimento, insomma. Quando succede questo? Quando succede questo? Contemporaneamente i due guanti si quasi polverizzano con una, come se si dissolvessero in una dissolvenza blu fino a sparire. Oh, è andata anche magia questa. Magia, qui dobbiamo stare molto attenti, potevamo rimanerci sotto. Diana, tu ti accorgi che Klim, dopo questo ennesimo evento, sta lì a piangere a dirotto e inizia a fare: lo so che morirò, lo so che morirò qui. Io sono infastidita dal fatto che questo sia un piagnone senza spina dorsale, e quindi vado dal gruppo e, abbassando la voce per non farmi sentire da lui, gli dico: avete visto come sta? Avete intenzione di darvi una mossa? Seguiamo la direzione che ci ha suggerito. Forza, fai strada, ragazza, e non ti arrabbiare sempre. Quindi a Tizio lo lasciate là? Io sì. Prima facciamo, prima torniamo, ragazzi. Secondo me inutile. Io l'unica cosa che faccio, Master, mentre io andrei qui per cercare di capire a sud, per cercare di capire com'è la situazione, giusto per capire se sento rumori, gente che si avvicina, qualcosa. Cerco solo di capire, poi torno. Allora, dagli altri. Alla tua sinistra è un corridoio, okay. E alla tua destra delle scale. Rumori o qualcosa del genere? No, zero. Zero, silenzio zero. Totale. Ok, yes. Io torno dagli altri, dall'altra parte sembra essere tutto tranquillo. Facciamo allora, il prima possibile, andiamo. Andiamo. E io seguo, li seguo. Io mi metto sempre tra Dexidor e Ward, o tra Ward e Dex. Ok. Io seguo Diana. Allora, notate che appena entrate in questa camera, l'acqua, il livello dell'acqua si inizia ad alzare. Mm. Ok? E c'è un odore molto molto forte di uova marce. Ah, zolfo. Uraghi dice: ah, zolfo, cadaveri. Sì, probabilmente quello. Dove andiamo? Vedo due. Non riesco bene a vedere lì in fondo, ma già vedo due strade. Che seguiamo il nostro seguiamo il nostro naso. Andiamo dove puzza di più. Ah, sarebbe peggio. In realtà dovremmo andare dove puzza di più. E cioè dove? Master, mi accorgo dove puzza di più, se sulle scale o dall'altro lato. No, la puzza è così forte che è sparpagliata. Cioè, nel senso, Master, è la stanza che puzza. Io mi fermo un attimo e comincio ad usare l'aria per bene. Faccio un po' come gli animali. Tirami su percezione. Ok. Dovrei tirarlo con vantaggio, in teoria. Sì. Okay. Cioè, io, ma si è fatto un personaggio? No, perché io sento le puzze, capito? Uno fa una scorreggia e lui sente chi l'ha fatta. 23. E tira con vantaggio. Ok. Noti che effettivamente la stanza puzza completamente di uova marce, però ti accorgi che questo odore non è associato normalmente ai cadaveri. È più l'odore che si ha con una forte presenza di zolfo e soprattutto una forte presenza di come se fosse nell'aria proprio, capito? Cioè, nel senso che riesco è proprio capire l'aria che puzza. Se c'è una fonte o non riesco in questo caso. Cioè, no, non è non c'è una fonte precisa, è proprio tutta l'aria. È quasi irrespirabile. Questo però in aggiunta non è
Sì. Col tuo olfatto senti che di lì avanti, andando verso in fondo alla stanza, sì, c'è qualcosa che profuma in maniera diversa. Io, questa non è puzza di cadaveri. Qui c'è qualcosa che non va, qualcosa di più oscuro. Diana, fa attenzione, seguimi. E penso sia solo l'odore delle terme, sinceramente. È acqua termale. No, Diana, non è quello. Zolfo, questo è zolfo e c'è qualcosa che non va. Mi avvicino a Diana e... Fermati un attimo. Sì, sì, mi fermo. Casto, no, fermati un attimo, te lo dico. Non... Io non esco mai dal personaggio, raga. Sì, no, io ti intendo dico, che mi fermo a Ward, si ferma. Ah, ok. E casto Divine Sense per percepire a 60 feet la presenza, okay, di celestiali, demoni o non morti. Ok. Allora, percepisci? Si fa un tiro salvezza, qualcosa, o di base no, lo percepisci? No, di base. Lo vedo e basta. Ok. Percepisci che c'è una presenza al, diciamo, nel corridoio alla tua destra. Quindi di qua. Qua, questo qua. E di che tipo? Ah, dove sto io? Chiamati. Dove sto io? Quando dici alla tua destra, ma io che cazzo ne so di come tu intendi il personaggio rivolto? Ok. Scusami, c'hai ragione. Vabbè, comunque dipingo. È lì a destra, su o giù? In basso. Facciamo okay, rispetto a quello che vediamo, ok? In basso. In basso. E allora... Ah, dimmi, scusa. Però percepisci una presenza di non morti. Ok. Lo dico agli altri. Gli dico... Percepisco presenze non morte, lì, vicino a Durachi. Probabilmente quel corridoio ci porterebbe da loro. Credo che... In fondo alla stanza non percepisci nulla, è lì che ho sentito un odore, no, strano. Qui? E ti indico qua. No, qui. Io invece indico a nord. Esatto, a nord. No, e sinceramente io andrei o qua o dove hai visto, o dove hai sentito tu la presenza, sì, andiamo, di qualcosa. Sì, vieni con me, andiamo a vedere cosa c'è. Venite anche voi. Mi giro verso Uraghi e Death. E io vado Ward, avanti. Scusami, Ward, ma cioè, con dei non morti qui ci vogliamo... Perché non facciamo piazza pulita di questi non morti? I non morti rimangono tali. È difficile estirparli. Lo guardo in terra, detto. Seguiamo un attimo questo... Dobbiamo indagare, non dobbiamo fare piazza pulita. O no? Andiamo? Sono molto urtato, sono un po' anche perché lui è bello fresco, zero danni subiti, bello sciallo, lui sta dietro una cosa, figo lui. Io guardo, allora, mentre cammino e arrivo là, guardo Uraghi e dico: non prendertela, Uraghi, sono brusco, ma solo perché è un momento concitato, non ce l'ho con te. E continuo. Allora, quando arrivi in questa zona, il tuo olfatto ti fa guardare a mezza altezza della parete, dove ci sono delle torce che però sono state spente da poco. E che odore strano ho sentito? Cioè, di cosa? È un odore quasi di fumo, capi? Qualcosa bruciato, diverso dall'odore di uova marce che senti nella stanza. Ma cioè, per intenderci, è l'odore che io sento di solito con le torce, non hanno niente di strano. Sì. No, cioè, l'odore, non è che mi... però è diverso dal normale, capito, dall'ambiente. Cioè, nel senso che l'ambiente tutto sa di uova marce, tranne che in questa zona della stanza, dove c'è più un odore di cose bruciacchiate, no? Quindi appena spente le torce. Ok, guardo bene intorno alle torce, mi guardo bene intorno per capire se c'è qualcos'altro di strano, qualcos'altro che potrebbe indicarmi che queste torce servissero a qualcosa di particolare. Ok, tirami percezione.
E mi, cerco di aiutarmi anche con l'olfatto, ovviamente. Se... Master, è quando dice che cerca di aiutarsi con l'olfatto, faccio una scorreggia. E poi dico... E no, non lo dico, però, lo penso. Quindi la sento comunque, ma... Comunque, quando, diciamo, provi ad annusare un po' l'aria, a guardarti intorno, l'unica cosa che capisci è che probabilmente un'oretta fa queste torce erano accese. Ok, io mi guardo il pugno che è ancora illuminato, Diana, giusto? Sì. Ok, sì. Quindi la guardo. La tua magia quanto dura? Potrei aver bisogno di una torcia? Non è la mia magia, è un dono. Ok. Comunque sia dura un'ora. Pensi che sia abbastanza? Questo posto è un labirinto, io direi prendila una torcia. La prendo, da una delle due la prendo, e visto che è spenta comunque me la metto nella casacca, nello zaino, insomma nel mio zaino. Master, e visto che memore del fatto che noi siamo scesi qua giù con una porta segreta, io voglio vedere bene, mentre gli altri parlano, fanno, voglio vedere bene... Ispezioni le mura. Sì, ispeziono, okay. Le tirami percezione. Io se lo vedo lo cerco di aiutare, cioè se vedo che all'improvviso comincia a cercare, cioè lo aiuto, cioè rimango lì che mentre prendo la torcia lo aiuto. Su percezione o su indagare? No, su percezione. Ok. 13. Allora, ovviamente inizi a tastare memore dell'esperienza precedente, inizi a tastare un pochino le pareti, a notare se ci sono piccole fessure, cose strane, e a quanto pare non c'è nulla di strano in questa stanza. A parte l'odore pestilenziale. Allora quasi dico... come la tua scorreggia. Quella sa di uva marcia, quella. Quello sicuro. Comunque, allora dico, Ward, mi sa che dobbiamo andare giù dai non morti. Forza, fate strada. Diana, dove preferisci? A sud o in questo corridoio? Ti seguo. Di qua assolutamente io. Ok, io la seguo. Procedi pure. Ok, vi ricordo che da qui in poi il terreno è molto bagnato, ok? C'è l'acqua, si è alzata molto di livello, anche dove stava più o meno ci arriva dove? Alle ginocchia, al busto? Esatto, alle ginocchia. Master, quindi io cammino con difficoltà. Tu cammini con l'acqua qua, arriva qua. Uraki. E io con il bastone bestemmio con il bastone. Aspetta, mentre avanzi io ti fermo. Uraki, sei sicuro che tu non voglia una mano? Non so se vuoi... Do una bastonata su una mano, gli do e vado davanti e lo supero. Okay. Vuoi che ti prendi il braccio? Ma dico, bella ragazza. No, in abbraccio no, e gli faccio un occhiolino. E quando vedo queste nicchie me le metto a guardare un po', Master, per capire che cosa potrebbero essere, cosa sono, perché ci sono nicchie del genere in posti così stretti. Allora, probabilmente servivano per stipare qualcosa. Ok, però non c'è niente, cioè tutto vuoto. Ok. No. Va bene, allora seguo Diana e basta. Trovi pezzettini di legno così, però niente di particolare. Ah. Dico una cosa, dico, fate silenzio ora, che prima siamo stati rivelati per il troppo chiacchiericcio. Io indico la porta che abbiamo qua, senza parlare, e cerco di capire loro cosa dicono, se vogliono andare là o andare dritti. Ok. Io faccio il segno verso la porta, in silenzio. Ok. Prima di... metto la mano sulla maniglia... Mi rivolgo a loro, guardandoli, e poi la apro. Come per dire, siete pronti? Perché non c'è un cazzo in questa porta. Io annuisco. Annuisco anche io. C'è un cazzo! Vabbè, anche questa stanza è parzialmente crollata, e quindi ci sono solo macerie. Ok.
Master, do uno sguardo fugace tra le macerie. Noti dei pezzi di sarcofago. La cosa mi interessa e quindi mi avvicino e voglio cercare meglio. Sotto alle macerie ci sta un sarcofago. Voglio cercare meglio, provo anche un poco a scavare con le mie manine. Ok, vabbè, ci riesci senza problemi a scavicchiare piano piano. E effettivamente è un sarcofago, ma è stato già depredato. Ma c'è l'acqua anche fa. Qui, no? Suppongo, perché se no, no, qui, qui adesso siamo saliti un pochino di livello. Ah, okay. L'acqua è ritornata al livello dei piedi. Ok. Mi sono dimenticato di dirlo. Ura che hai trovato qualcosa, se no andiamo. No, niente, niente, possiamo continuare. Diana, apri la porta che preferisci, sono dietro di te, tranquilla. Non c'è un cazzo qua. Ok, vai con l'altra. Questa proprio è una stanza completamente crollata. Provate voi. C'è proprio bene, io vado all'altra la porta. E apro. Magari siamo fortuna. Ok, questa probabilmente era com'era la stanza che dove prima Uraghi ha trovato il sarcofago, però qua effettivamente è ancora integro e c'è. Io direi di lasciare stare i morti e ad occhio da lontano nel sarcofago per vedere se c'è qualcosa o se è vuoto, però non voglio toccare, voglio solo guardare. Ok. All'interno c'è un cadavere, probabilmente di un cavaliere, perché tra le mani ha una sella e poi ha una piastra color oro che gli copre il busto, quindi probabilmente era il suo scudo. E incuriosito da questa cosa che sbrilluccica, praticamente mi sporgo sul sarcofago spingendo un po' gli altri e con il bastone provo a spostare a vedere se c'è qualcosa che mi io proverei a bloccare il polso di Uraghi o comunque la mano per evitare che cominci a toccicciare tutto. Ok, vabbè, se vuoi fermarlo senza fare cose. No, ovviamente troppo... non è una cosa aggressiva, Uraghi. Cioè, io quindi... cerco di fermarti. Cioè, se tu mi ignori, sì. Cioè, io cerco di bloccarti il polso e guardarti. Lasciamoli riposare in pace, Uraghi. Lascialo perdere. Io ti rispondo nella mente, stando molto con le ciglia aggrottate, e gli dico: non toccarmi mai più. Madonna. Io sospiro e a questo punto lo faccio fare le sue cose, però mi allontano dal sarcofago. Guardo Diana e faccio: non hanno rispetto per i morti. Provo a cercare, Master. Ok. Quando tocchicchi un po' il corpo così, vedi che le uniche cose che si muovono, che sono effettivamente oggetti diversi dal corpo, sono questa placca dorata e questa sella. Ok, quindi non trovo niente, non devo tirare nessun ability check. Ok, va bene. No, se semplicemente dai uno sguardo così... Ma questo... Voglio cercare se c'è qualcosa. Toccare proprio il morto. Non ho capito questa cosa. No, allora l'ho guardato così, dico vabbè, e arretro. Cacazzo. Niente, quindi dico no, qui niente, dai, proseguiamo. Sì, veramente, okay. Che cagazzo. Sì, un cagazzo. Ma sicuro risvegliava lo scudo e lo abbuffava di mazzate lo scudo. Lo lasciavo morire io. Io lo lasciavo crepare. Io seguo Diana. Mi rigiro. Apro. Qui dentro trovate una stanza stracolma. Fermi, non riuscite ad entrare. Perché questa stanza è stracolma di corpi. Quindi se volete entrare dovete camminare sui corpi.
Mi faccio anche grossa e non faccio passare nessuno appena vedo un sacco di cadaveri, memore dei tre che abbiamo dovuto affrontare prima. Però fermi un attimo, in fondo, meglio, c'è un sarcofago con scritto tesoro qui. Esattamente, ragazzi, queste sono le cose che a me mettono l'ansia, cioè io ho una curiosità, voglio vedere che ci sta, però poi lo so che è poi una scelta sbagliata come un stronzo coglione. Io ti dico di andare se vuoi, non ti fermo. Lo so, ma sono un ognuno. Volete guardare da lontano? Io chiudo la porta. Lo volete guardare da lontano? Non fare dittatoriale, io chiudo la porta per dire qua non c'è niente che ci interessa. A prima vista, se c'è il vostro sarcofago è... Scusami, il sarcofago che vedete... L'appeso sul freudiano, il vostro sarcofago, capito? Cadaveri siete! Perché saremmo messi lì. Esatto. Comunque è molto particolare. È molto decorato, queste cose così. Wow, guarda suo master come ci spruculea, guarda, mannaggia la miseria. Proprio bastardo. Mamma mia, che è d'oro. Lo ignoro, io lo ignoro comunque. Anch'io lo ignoro. Sì, anch'io. Ok. E Dexter che fa? No, è meglio ignorare, questo è un trappolone da master 100-100. Io ancora, già sguada e sguada, spada sguainata e scudo in pugno, apro. Oh, chi cazzo sono questi? Eccoli qua. Allora, quando entrate, trovate due figure. Questa qua, ragazzi, questa qua è morta male. È morta male. Questa c'ha la gola tagliata. No. Una mano amputata. Che merda. E praticamente notate che le gambe, che è un cadavere che sta a terra, le gambe sono, capito, piegate lungo il busto, quasi a farla più piccola, in modo che non occupava spazio. Mamma mia, poverina. E l'altra? L'altra invece, notate che è semplicemente svenuta, però anche lei è molto tumefatta, è gonfia in faccia di botte, quindi probabilmente era torturata. Però è viva. Però a prima vista sembra solamente svenuta. E io mi inginocchio accanto e cerco, le prendo il viso tra le mani e cerco di capire se dandole qualche schiaffetto sul volto si riesca a riprendere. Ok. Ehi tu. E non hai risposte. Diana, puoi fare qualcosa per lei? Non lo so, è viva intanto. Sì, è viva. Mi metto vicino a lei e anche con lei provo a fare come prima, quindi mi bagno le mani, le inumidisco e provo a passargliele lungo qua il collo, sugli occhi, per vedere se riesce a riprendersi. No, non è come l'altro, non è come Klim. Cioè, e questo allora... è proprio quasi in coma. Ok. E allora mi inginocchio, stringo le mani a me e penso che mi dispiace dover chiedere il suo dono ancora una volta per una persona che neanche conosco, ma le chiedo di aiutarmi in questo momento nella possibilità di salvare una vita innocente. E casto Lay on Hands a 1 su sta tipa. Ok. E vedete che lei, da che era
seduta praticamente vicino al muro, apre gli occhi e fa e ci fermiamo qui, ragazzi. Cazzo, ero curiosissimo, ma ovviamente oggi mi hai dato dei coiti ininterrotti assurdi. Cioè, il sarcofago, mamma mia, il sarcofago, cioè io non ci dormo, ma, cioè, ma, capito? Avresti trovato proprio altri spellbook esagerati. Avresti trovato una bacchetta da mago guerriero più 8. Mamma mia. Comunque, riprenderemo la settimana prossima da qui. Benissimo, benissimo. Settimana prossima, lo dico giusto per, dovremmo riprendere da giovedì. C'è stato solo questa settimana il cambio martedì. No, giovedì, in realtà è proprio la prossima, no, sarà di mercoledì, che sarà il 31. Che sorpresa! Da-da-da-da! Da-da-da-da! Semplicemente, semplicemente anche tu non ricordi i tuoi orari di vita, esatto. Figura di gli orari della locanda. Mi piace un po', che è impossibile. È impossibile. Vabbè, comunque ho dato un assist. Dai. Allora, intanto ci vediamo giovedì con Inverno a Waterdeep. Poi ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata dell'Averno. Esatto. Mi sono divertito questa sera, e ragazzi. Scopriremo in quel forziere cosa c'è. Anzi, abbiamo coniato già il titolo per il video su YouTube. Okay. Il sarcofago misterioso. Il sarcofago. Ah, scusate, il sarcofago misterioso. Esattamente, esattamente. Va bene, buonanotte, buonanotte. Comunque, a tutti. Grazie a tutti per essere stati con noi. Mettiamo via i boccali vuoti, che per stasera la locanda chiude. Però ovviamente le porte della locanda si apriranno settimana prossima e quindi è solo un arrivederci. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao, ragazzi. Buonanotte, ragazzi.